oltre 300 giovani nuotatori sono fuori dalle Naiadi, che sono l'impianto natatorio più importante del centro-sud. La proprietà è della regione, la gestione della società pretuziana di Teramo, che ha portato le ore corsia per le società acquatico Swim Action e Swam Swimming da 133 settimanali a 30, dopo essere passati per 15. Un sit-in con allenatori, ragazzi e famiglie si è svolto dinanzi al Palazzo del Consiglio regionale a Pescara. Quanti ragazzi sono fuori dalle Naiadi in questo momento? Allora, il conteggio dei nostri atleti che abbiamo anche inviato alla regione sono 376, erano ad inizio stagione, adesso dopo un mese e mezzo purtroppo qualcuno demotivandosi ha abbandonato. Questa vicenda da quando parte? La vicenda, le prime avvisaglie le abbiamo comprese a luglio, perché non ci sono stati permessi alcuni allenamenti senza motivazione, ma dal 1° settembre, quando abbiamo fatto le nostre richieste come ogni anno che proponiamo al gestore, le risposte sono sempre state latitanti. La prima risposta completamente insufficiente è arrivata dopo 10 giorni, in sintesi dopo un mese e mezzo e di più, perché siamo quasi insomma a fine ottobre, insomma dobbiamo a questo punto dovremmo già aver fatto un pezzo di preparazione, siamo ancora fuori dalla piscina. La motivazione che è stata addotta e che viene addotta finora, qual è? Le motivazioni sono strumentali, sono state dette cose tipo non abbiamo pagato in tempo, che è completamente falsa. È stato detto la richiesta è arrivata in ritardo, anch'essa è una cosa completamente falsa. Noi siamo in regola con i pagamenti e paghiamo regolarmente le Naiadi da 17 anni e non vediamo perché una società che gestisce per un anno di Teramo debba venire a discriminare una società piuttosto che un'altra e facendo attività in aperta concorrenza nostra. Chi è il vostro interlocutore diretto nella regione? Ce n'è uno con cui voi parlate e che cosa gli chiedete? Alla regione chiediamo solamente di rientrare in acqua. Noi dobbiamo rientrare immediatamente in acqua, domani dobbiamo rientrare, perché i ragazzi hanno perso un mese e 20 giorni di attività e sono tutti ragazzi pescaresi che fanno attività. I nostri interlocutori sono i dirigenti che si stanno adoperando, ma purtroppo i tempi amministrativi non sono coincidenti con i tempi dei ragazzi. Noi dobbiamo tutelare 300 e più ragazzi di Pescara.